Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Signore, oh mio Signore, Cristo Gesù, Cristo Gesù, venga il tuo regno, venga il tuo regno, oh mio Signore, oh mio Signore, Cristo Gesù. Cristo Gesù, venga il tuo regno, mi fondo in te, oh mio Signore, per adorarti nel tuo volere. Cristo Gesù, Cristo Gesù, venga il tuo regno, venga il tuo regno, oh mio Signore, oh mio Signore, Cristo Gesù, Cristo Gesù, venga il tuo regno, Cristo Gesù, venga il tuo regno, nel tuo volere, oh mio Signore, non sono io più che vivo, ma tu che vivi in me. Dal Libro di Cielo, volume 7, capitolo 10, 17 aprile 1906. Questa mattina me la sono passata male, mi trovavo fuori di me stessa e non vedevo altro che fuoco. Pareva che si apriva la terra e minacciava ingoiare in sé città, monti e uomini. Pareva che il Signore volesse distruggere la terra, ma in modo speciale pareva in diversi tre punti, uno distante dall'altro, e qualcuno di questi anche in Italia. Pareva tre bocche vulcaniche che chi mandava fuoco ed allagava le città e dove si apriva la terra e succedevano orribili scosse di terremoti. Io non capivo tanto bene se stavano succedendo oppure dovranno succedere. Quante rovine! Eppure la causa di ciò è solo il peccato. E l'uomo non vuole arrendersi. Pare che l'uomo si è messo contro Dio. E Dio armerà gli elementi contro l'uomo. L'acqua, il fuoco, il vento e tante altre cose faranno morire molti e moltissimi. Che spavento, che raccapriccio. Mi sentivo morire a vedere tutte queste scene dolorose. Avrei voluto soffrire qualunque cosa per placare il Signore.
Quando appena il Signore si è fatto vedere, ma chi può dire come? Ho detto qualche cosa per placarlo, ma non mi dava retta. Poi mi ha detto, figlia mia, non trovo più dove riposare nella mia creazione. Fammi riposare in te e tu riposati in me e taci. Capitolo 13, 29 aprile 1906. Continuando il mio solito stato, quando appena è venuto il benedetto Gesù e riempiendo tutto il mio interno di se stesso, mi ha detto, figlia mia, l'anima vuota è come l'acqua che corre, corre sempre, ed allora si ferma quando giunge al centro da dove è uscita. E siccome l'acqua non tiene colore, riceve in sé tutti i colori che in essa si rappresentano. Così l'anima vuota corre, corre sempre verso il centro divino da dove uscì. Ed allora si ferma quando giunse a riempirsi tutta, tutta di Dio. Perché essendo vuota, niente le sfugge dell'essere divino. E siccome non tiene colore proprio, riceve in sé tutti i colori divini. Ora la sola anima vuota, perché vuota di tutto, comprende le cose secondo la verità, quindi la preziosità del patire, il vero bene della virtù, la sola necessità dell'eterno, perché per amare una cosa è assoluta necessità che si odi quella cosa contraria alla cosa che si ama. E la sola anima vuota è quella che giunge a tanta felicità. Capitolo 14, 4 maggio 1906. Stavo molto afflitta per non aver visto chiaramente il mio adorabile Gesù, con l'aggiunta che il pensiero mi diceva che Gesù, colui che la mia vita, non mi voleva più bene. Oh Dio, che pene mortali sentivo il mio povero cuore. Non sapevo che fare per liberarmi da ciò. Ho versato lacrime amare ed ho detto per liberarmi. Non mi vuole più bene. E da dispetto che lui non mi vuole più bene, gli vorrò più bene di prima. Ho scritto ciò per obbedire. Onde dopo molto stentare è venuto e portava le mie lacrime sul suo volto. Io non capivo bene il perché, ma mi pareva che siccome quel pensiero mi aveva eccitato e quasi irritato ad amarlo di più, lui compiacendosi di ciò quasi mi dicesse, come non ti voglio bene? Ti amo tanto che anche delle tue lacrime tengo conto e le porto sul mio volto per mio compiacimento. Onde dopo ha soggiunto, figlia mia, voglio che tu sia più precisa, più esatta, che manifesti tutto nello scrivere, perché molte cose le fai passare innanzi. Sebbene che per te prendi senza scrivere, ma molte cose serviranno per gli altri. Io nel sentire ciò sono restata confusa, perché veramente ciò lo faccio ed è tanta la ripugnanza di scrivere che solo i miracoli che sa fare l'obbedienza potevano vincermi, perché di mia volontà non sarebbe una vergare neppure una virgola. Sia tutto a gloria di Dio e a mia confusione. Questa mattina il Signore ci porta un po' a meditare su due opposti. Mentre leggevo, dicevo, questa meditazione mi sembra che si possa intitolare Anime piene di peccato e anime vuote di tutto. Quindi proprio siamo agli estremi assolutamente opposti. Ci sono dei passaggi molto importanti in queste meditazioni, molte cose le abbiamo già viste a proposito soprattutto del primo capitolo, quindi di come interpretare correttamente alcune espressioni, no? Che sono un po' tipo quelle che si trovano nella Bibbia, insomma, no? Dove Dio sembra la causa diretta. Ecco, di alcune cose cattive, questo è un tema tipico dell'Antico Testamento, ma queste espressioni non significano, ecco, che Dio sia la causa, come dire, diretta, intenzionale, ecco, di alcune brutte cose che accadono, perché lo spiega qual è la causa reale di esse, cioè il peccato dell'uomo. Vero è, come sappiamo, come abbiamo detto tante volte, che il processo che si innesca è molto semplice. Il peccato dell'uomo produce la morte, produce il disordine. Sappiamo che già dal peccato originale, una delle conseguenze del peccato originale è proprio il disordine causato nella stessa creazione, negli elementi della creazione. E per cui anche le catastrofi naturali, cataclismi, eccetera, eccetera, ecco, non vanno attribuiti come da parte di chi bestemmia
ecco, come dire, ad una sorta di volontà punitiva immediata di nostro Signore. Assolutamente no. Nostro Signore semplicemente non impedisce, in forza della sua giustizia e conseguentemente del rifiuto della sua misericordia, che i processi distruttivi innescati dalla volontà umana, perché è solo questo ciò che li innesca, facciano il loro corso. Tutto qui. E tutti quanti gli interventi di misericordia sollecitati o dalla sua bontà o dall'offerta delle anime vittime sono in realtà appunto interventi di misericordia, nel senso che se Dio lasciasse le cose come stanno, si dovrebbe andare in rovina. Ma, ecco, sollecitato dalle anime amanti e dalle anime vittime, interviene, pur non meritandoselo, ecco, i soggetti del loro intervento, per fare grazia, misericordia, per impedire che alcune cose accadano. Quindi questo è molto importante, perché altrimenti si parte il fatto che si va contro la verità, ma si rischia di interiorizzare un'immagine di Dio totalmente sballata, no? Quindi come se fosse una sorta di terrificante castigatore che sta, come dire, ecco, attento a punire rigorosamente e perentoriamente il male che facciamo. Noi dobbiamo sempre conservare la corretta immagine di Dio, che certamente non dobbiamo dimenticare che è anche giusto, ma è anzitutto bontà infinita, amore e misericordia. E quando accadono queste cose, ecco, accadono con sommo dolore dell'Altissimo, perché se il nostro Signore potesse impedirle tutte, non nel senso che non possa nella sua onnipotenza, ma non può, perché sarebbe male farlo, lo farebbe. Il problema grosso è questo: il peccato. L'uomo non vuole arrendersi, pare che l'uomo si è messo contro Dio. Come sempre, quando si parla di queste cose, Gesù non è chiaro, quindi non gli fa vedere, lui se neanche capisce se si tratta di cose già successe, se sono cose future, quando accadranno, dove accadranno esattamente. Dice, mi pare che sia coinvolta anche l'Italia, no? Perché il problema è che oggi si è proprio, cioè, chi è che vedendo, insomma, delle cose brutte che accadono anche a livello appunto di disordini naturali, dice, ma qui tutta la montagna di male che stiamo incessantemente, insomma, producendo e provocando, ci sta cascando addosso, quindi sarebbe bene mettersi una mano sulla coscienza e fare qualche passo indietro, quindi ricominciare a mettersi un po' su una via meno distruttiva, meno catastrofica, meno ingenerativa di male su male. Penso che mantenere questo tipo di causalità è fondamentale, perché altrimenti, cioè, dinanzi per esempio anche a tutte queste cose, si mantiene un atteggiamento, dice, è successa una disgrazia brutta, sì, lutti, poi procedure penali per andare a vedere chi era responsabile, chi non era responsabile, le leggi antisismiche, che ne so, la protezione dei fiumi quando stralivano, tutte queste cose qui che per carità vanno anche evidentemente verificate. Però non è, cioè, quello che è importante pensare e ritenere da un punto di vista di fede è che noi non stiamo in mano al bieco caso, d'accordo? Così, cioè, che gli eventi si succedono e accadono senza nessun filo logico, senza nessuna spiegazione. Certo, è impossibile vedere le cose in questo mondo con la perfezione con cui le vede Dio, però alcune coordinate di comprensione essenziale, noi dobbiamo averle. E la rivelazione, perché questo non è una novità, perché è già la rivelazione che chiarissimamente fa comprendere il nesso proprio strutturale tra male, come dire, quello che si chiama in teologia morale, male fisico, cioè tutte quante le cose che brutte che accadono, dalla sofferenza, dalla malattia, dai vulcani che eruttano, dai terremoti, dagli tsunami, dalle alluvioni, dai tornado, tutte queste cose qui. Il male fisico è conseguenza del male morale, che è peccato. Questo lo sappiamo già dalla rivelazione protologica, si chiama così, quindi l'insegnamento della Chiesa sul peccato originale. Dal peccato originale derivano
tutti i più gravi mali di questo mondo, compresa la morte, compresa la sofferenza, compreso il disordine nei rapporti uomo e donna, compreso il disordine nei rapporti tra l'uomo e il creato, compresa la fatica del lavoro, i dolori, tutte queste cose qui, no? E così prosegue, d'accordo? Perché cioè, l'accumulo di peccati su peccati su peccati su peccati su peccati su peccati su peccati in continuazione, no? Cioè, noi proviamo a pensare, no? Cioè, immaginiamo soltanto una cosa: quante bestemmie al giorno si diranno in tutto il mondo? Quante? Proviamo a pensare: 1 miliardo? 2 miliardi? 3 miliardi, 4 miliardi al giorno, non lo sto dicendo. E quanto male fanno tutte queste bestemmie pronunciare? Quanti atti impuri si faranno in tutto il mondo in un giorno? Quanti siamo? 6-7 miliardi di persone, oggettivi. Quante parolacce si diranno? Sono le cose più comuni, tutti i santi giorni. Ogni volta che arriva un giorno festivo, parliamo dei cattolici, quanti di questi tempi lo profanano? Messa come se non esistesse, lavori a scopo di lucro del tutto inutili, quindi dedicare i soldi anche all'accumulo del Dio denaro anche la domenica, quando non c'è nessuna necessità, né utilità sociale, eccetera, eccetera, no? Quanti ammazzamenti, fatti di cronaca, omicidi, cose di questo genere, queste cose un pochino... certamente meno frequenti, insomma, della bestemmia. Cioè, dove va a finire tutto quanto questo oceano di male? Dove va? Cioè, quando noi produciamo le montagne di rifiuti, quelle vanno a finire dentro la discarica. Ma sapete qual è la discarica del peccato? La discarica del peccato è la croce del nostro Signore, sono le anime vittime. Se la discarica non ce la fa a bruciarli tutti i rifiuti, quelli rimangono addosso a noi. Questo è quello che ci dice la rivelazione, dà una chiave di lettura, un senso alle cose che accadono. È una chiave di decodificazione. È chiaro che molta gente a queste cose non ci crede e rimane con il problema, dice: vabbè, siamo in mano al bieco caso, quindi, cioè, va bene, se tu pensi questo, rispettabilissima la tua opinione, ma noi non crediamo a questo. Un'anima piena di peccato spelle Dio da sé, spelle il bene da sé, e spelle il male da sé, produce il male, espande il male, diffonde il male. Ecco, all'estremo opposto, come Gesù ci ricorda, si trova l'anima vuota. Ecco. Ci sono un po' di finestre che sbattono, perché a proposito di brutte cose, in questi giorni siamo abbastanza flagellati dal vento forte, quindi Fiat, va bene. Ora, l'anima vuota, e qui ci sono vari livelli dell'essere vuoto, no? La prima cosa di cui dobbiamo svuotare la nostra anima è quella montagna di letame che è prodotto dal peccato, e questo si fa col sacramento della confessione, e questo quando noi ci accorgiamo, in passato tante catechesi ho fatto su questa materia, che abbiamo prodotto, insomma, una bella mole di male e non l'abbiamo mai portata, perché il male si distrugge come? Con la penitenza, ma anzitutto con la penitenza sacramento, cioè, perché il male l'ha tutto distrutto Gesù sulla croce da un punto di vista oggettivo, ma il mio male lo distruggerà quello che ho prodotto adesso, quando io glielo porto attraverso quel sacramento che serve proprio a dispiegare gli effetti del sangue di Gesù, perché distrugga il male che ho fatto. E questo è il sacramento della confessione. Non siamo, prima abbiamo visto la parte negativa, ma non siamo in balia di questo, perché Gesù ci ha salvato non per scherzo, ci ha salvato sul serio, e il sangue di Gesù non è acqua, quindi ci purifica da ogni male, da ogni colpa. Quindi si toglie con la confessione il male che si è fatto, e evidentemente ci si converte, no? Quindi si cambia vita, nel senso che
Cioè sono andato a darmi una bella ripulita e poi mezz'ora dopo ci ho già rimesso tonnellate di letame dentro la mia anima, insomma, non giova molto, no? Quindi questa è la prima cosa. È chiaro che anche qui poi ci sono dei gradi di svuotamento di sé, perché uno può limitarsi a non peccare mortalmente, ma può comunque rimanere pieno di sé, rimanere essere superbo, non so, arrogante. Convinto delle proprie idee, poco flessibile dinanzi al Signore, quindi poco aperto alla sua luce, poco aperto alla sua grazia, poco aperto, questa è una cosa sempre molto importante, a cambiare idea quando noi ci sbagliamo in qualcosa, poco aperto, ieri c'era il Vangelo del cieco, a ricevere dal Signore la luce perché ci possa far crescere sempre di più, perché certamente ho preso coscienza di tante cose brutte, ne sono andato a confessare, ma di molte altre cose noi non ne siamo coscienti, anche di cose piccole o grandi che magari non vanno agli occhi di Dio o non vanno perfettamente e a cui noi magari non ci facciamo neanche caso. Questo come facciamo a vuotarci di queste cose? Se siamo aperti alla luce di nostro Signore, che poi piano piano ce lo fa capire, se siamo docili, e ci dice: guarda, svuotati anche di questo. Tira via anche questa cosa, insomma, dalla tua anima, no? Ecco, quindi poi vuota di idoli, poi vuota di mondo, perché gli idoli purtroppo determinano quell'attaccamento affettivo profondo, che è dovuto soltanto a Dio, e determinano anche, come dire, una concentrazione delle nostre energie, sia interiori, ma che anche proprio esteriori, da un punto di vista di tempo. Tali che se penso a quello non posso pensare a quell'altro, quindi se investo il tempo negli idoli, non mi resta tempo da investire in Dio, nelle sue cose e nella preghiera. Questo è abbastanza evidente, no? Un esempio sciocco, insomma, se io ho l'idolo estremo della musica, sto tutto il giorno a sentire la musica. Adesso non è che non si possa ascoltare la musica, capiamo bene, insomma, uno sente la musica 10 minuti, un quarto d'ora, sente una bella canzone e poi spegne, insomma, no? La musica può diventare insomma una cosa che ci sono persone che stanno tutto il giorno con la radio accesa, con la musica accesa, non so buono tenerla spenta. Stessa cosa vale per la televisione, queste sono piccole cose, no? Se io mi riempio in continuazione di queste cose, pensiamo per esempio alle cose della televisione. Io qualche giorno fa leggevo uno scritto di Luisa che mi ha molto colpito. Gesù diceva: scusa un attimo, ma già. Già siamo pieni di tanto marciume, parlando degli esseri umani, da noi stessi che ce l'abbiamo dentro senza manco saperlo, no? Ma che senso c'ha andare a riempirti di altro marciume ancora? Nel senso, quando vedi una cosa balorda, d'accordo? È quella, una volta che tu te la sei vista, entra dentro di te. E dentro la tua anima entrano quelle cose che certamente disturbano. Dico, che senso c'ha? Che già insomma ci stanno tante cose da buttare fuori e andarci a mettere altra monnezza dentro. È un discorso profondo, molto molto sensato a mio avviso, molto molto attuale, no? Allora è chiaro che se io mi riempio di tutte queste cose, ma come faccio a capire, cioè se mi riempio di tutte queste scene, di tutte queste cose delle televisioni, scene di violenza in continuazione, volgarità, sesso, tutto spiano, eccetera, eccetera, ma come faccio a interiorizzare i grandi valori della vita interiore, i grandi valori della vita cristiana di cui parla qui Gesù, no? L'anima vuota comprende le cose secondo la verità, quindi la preziosità del patire. Ma patire per me rimarrà sempre una cosa brutta da cui guardarsi, da evitare il più possibile, da fuggire, come dice l'uomo naturale, come vuole la volontà umana, comprensibile, d'accordo, da un punto di vista naturale umano, ma non da un punto di vista soprannaturale. Non conoscerai il vero bene della virtù, d'accordo? La virtù che richiede per esempio anche il distacco dagli idoli, la moderazione nell'uso delle cose di questo mondo, no? Cioè, non è che non si può vedere la televisione si può vedere a tempo, luogo, modo opportuno. Regolare questa cosa richiede virtù, non è che la musica non si può sentire,
Certo, non si possono vedere in televisione le cose oscene, così come non si può ascoltare la musicaccia brutta, insomma, la musica spazzatura. Insomma, una bella canzone moderna, insomma, oppure una bella musica si può ascoltare, però ci vuole disciplina, temperanza, d'accordo? Ecco. E disciplina e temperanza è una virtù cardinale. Ecco, ma io devo comprendere il bene della virtù per poterla praticare, perché già è difficile praticarle le virtù. Se non sono assolutamente convinto della loro bontà, non le pratico, ma non sarò convinto della loro bontà se la mia anima si riempie di tante cose che mi distoglie il pensiero, mi distoglie la ponderazione e io non ci penso mai a queste cose. Quindi dobbiamo capire soltanto una serie di dinamiche. Questo, ecco, proprio il contesto della preghiera è fondamentale, no? Perché dietro tutta quanta questo moltiplicarsi di cose che stanno dentro di noi, che ci riempiono, c'è una chiarissima, a mio avviso, insommazione ordinaria, ma molto intelligente, ma demoniaca, d'accordo? Nel senso che ti riempio da tante di quelle cose in modo tale che tu ti stordisci e non pensi alle cose più importanti. Stai a pensare a un sacco di stupidaggini, a vivere in mezzo a un sacco di stupidaggini o cose dannose o nocive dalla mattina alla sera e sei pieno di tutto meno che di Dio. Io dico sempre, ma tra poco arriva Natale. E mi fa sempre tanta devozione, l'ho detto tante volte, meditare su quella cosa che sì, certamente Gesù è nato in una stalla perché Dio così voleva dare un esempio di distacco dal mondo, di povertà, cioè, e anche che davanti a Dio non sono importanti le cose esteriori, ma è importante la sostanza delle cose. Questo è indubbio. Però c'è indubbiamente un messaggio simbolico perché Gesù è nato in una stalla, non perché si era andato a cercare la stalla. Ma perché non c'era altro, non c'era posto per loro nell'albergo. Cioè, immagino sempre la scena del Stopolaccio di San Giuseppe che va dilogando in locanda a dire scusate, ci potete accogliere, cioè, paghiamo, guarda che c'è la mia sposa che sta pure in stato interessante, forse partorisce. No, 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 no. O tutte le parabole evangeliche, no? Quella drammatica sugli invitati che non accettano. Esce questo grande re. Fare il banchetto nuziale, uno comincia a dire: io ho da lavorare, io ho preso moglie e non c'ho tempo, io c'ho da fare quest'altro, c'ho da fare quest'altro, e non se lo fila nessuno. Sta scritto nel Vangelo, quindi non è, ci sono le parabole, no? Dove va Gesù? Va nell'unico posto dove lo possono accogliere, cioè nei posti dove è amato. Ecco perché altro che non li vuole più bene, no? Siamo edificati, insomma, da quello che a lui si racconta dicendo: gli t'amo tanto che anche delle tue lacrime tengo conto, le porto sul mio volto per il mio compiacimento. Perché fa così Gesù? Perché da Luisa si sentiva sommamente amata, Luisa qui si disperava, d'accordo, si disperava ovviamente in senso buono, pensando che Gesù non le volesse più bene, insomma, ecco, e dice: bene, non mi vuoi più bene, allora te ne voglio ancora più di prima, no? Quindi queste cose che a noi sembrano, come dire, cose da bambina, no? Un po' puerili, insomma, no? Questa donna, insomma, se va nel 1906, è nata nel 1800. 65, quindi c'era 41 anni, cioè 41 anni, insomma, fa questi discorsi da bambina, sembrano da bambina, ma in realtà sono molto graditi a Gesù perché sono espressione di un cuore che lo ama. Quando Gesù trova un cuore che lo ama e lo ama un cuore che si apre a lui vuotandosi di tutto ciò che è inutile, la sola anima vuota è quella che giunge a tanta felicità. È chiaro che per ci lasciamo con questo pensiero. Amare una cosa è assoluta necessità che si odi quella cosa contraria alla cosa che si ama. Anche questo lo troviamo nella scrittura, no? Non potete servire a Dio e a Mammona, dice Gesù. Se uno ama il mondo, scrive San Giovanni, l'amore di Dio non è in lui. D'accordo? Se uno ama il piacere della carne, scrive San Paolo, l'amore di Dio non è in lui. Quindi
L'amore autentico comporta l'odio santo, ovviamente, non si odiano le persone, ovviamente, ma si odiano le situazioni, le cose, i comportamenti che ci portano lontano da Dio. E questo è il segno dell'amore autentico, e con quelli non si scende a compromessi. Contempliamo la nostra preghiera personale proprio e chiediamoci: la mia anima oggi com'è? È piena di tutto ciò che è anni luce contrario a Dio e alla sua vita? È sulla buona via, quindi è mezza vuota? È vuota bene? La voglio svuotare? L'ho già svuotata delle cose brutte di cui si è caricata? La sto tenendo vuota di tante cose che possono essere inutili, nocive, dannose? Ecco, questo perché, essendo questa una meditazione, questo lo ricordo ogni tanto, non è come una catechesi che basta ascoltarla e poi, pum, è finita. Questo ce la portiamo nel cuore e deve diventare, se si crede chiaramente, no? Ma anche a prescindere dalle considerazioni fatte, questi testi, le considerazioni sono, come dire, tirate fuori dall'intrinseco contenuto, insomma, dei testi, chiunque potrebbe farlo, ma devono diventare ovviamente oggetto di preghiera personale mia. Cioè, io dinanzi a questo oggi come mi situo, come mi trovo, e da qui si parte con il colloquio con Gesù ed eventualmente con la presa di opportune risoluzioni, no? Così si fa l'orazione mentale. È chiaro che questo, in una meditazione, come dire, dettata, non può essere fatto, insomma, perché ognuno alla propria anima, alla propria coscienza, ma è quell'appendice che ciascuno di coloro che ascoltano poi queste meditazioni ci deve mettere di proprio, perché possano produrre frutti di crescita e di santità. Bene, Santa Vergine Maria, ti contempliamo come l'emblema dell'anima vuota, di colei che è stata completamente in tutto, per tutto, riempita da Dio, dalla Divina Grazia, dalla Divina Volontà, dal suo amore. Tu sei l'esempio, il modello e l'aiuto di coloro che decidono assai lodevolmente di lasciar perdere tutto come spazzatura, come diceva San Paolo, di occuparsi anzitutto dell'unica cosa necessaria, ovviamente fermo sempre restando la vita che si deve vivere, ovviamente il compimento dei propri doveri, eccetera. Ecco, aiutaci, ecco, a fare una buona analisi di noi stessa, di noi stessi, e a prendere le opportune risoluzioni, perché Dio attende. Se noi siamo vuoti, Lui ci riempie. Se noi siamo pieni, come accade alla vostra santa famiglia a Betlemme, non c'è posto per Lui nel nostro albergo e inevitabilmente rimane fuori. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti. Ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.